Mommy Shark. Daddy Shark, doo-doo-doo-doo-doo. Daddy Shark, doo-doo-doo-doo-doo. Daddy Shark, doo-doo-doo-doo-doo. Daddy Shark. Grandma Shark, doo-doo-doo-doo-doo. Grandma Shark, doo-doo-doo-doo-doo. Grandma Shark, doo-doo-doo-doo-doo. Grandma Shark. It's the end, doo-doo-doo-doo-doo. It's the end, doo-doo-doo-doo-doo. It's the end, doo-doo-doo-doo-doo. It's the end. Buon mercoledì, ben ritrovati. Inizia dal mare Buongiorno Fitness, perché è dalla spiaggia che ci muoviamo per raggiungere le dune fitness e scoprire l'esercizio ginnico di oggi insieme all'istruttore Marco Riti. Buongiorno. Ciao, Marco, Mila. Ben ritrovato. A te. Ma cosa c'è qui? Ti ho fatto una bella sorpresa oggi, Mila. Ah, sì. Stiamo facendo una lezione prova di Muay Thai per giovani. Che ragazzi. Cos'è il Muay Thai? È una tecnica personale, ovviamente orientale, dove comunque ci si difende, ecco, in maniera così, con il nostro istruttore Rolando, dove cerca di insegnare alcune tecniche base di difesa personale. Allora, una delle prossime puntate la possiamo dedicare a questa disciplina? Perché no? Intanto raggiungiamo sì. La nostra testimonial di oggi, che è? Rita. Marco, cosa vedremo oggi? Oggi lavoreremo il gruppo delle spalle. Abbiamo Rita già in postazione. Ciao Rita. Ciao Rita. E lavoreremo con il classico lavoro di distensioni con i manubri. Ok, quindi partiamo dall'alto. Benissimo. Sopra la testa con un lavoro, diciamo. Brava Rita, così. Quindi teniamo conto della velocità di esecuzione, che è fondamentale. La tecnica di respirazione è ok, quindi inspira quando scende e butta su, perfetto. Questo è un esercizio facile, base, dove possiamo tranquillamente lavorare 3 set da 15 ripetizioni, 30 secondi di recupero e avremo un ottimo lavoro sulla parte del deltoide, perfetto. Ovviamente possiamo trasportare questo esercizio. Perfetto Rita, ok. Per chi non può recarsi in palestra. Chi non può recarsi in palestra, a casa, sempre con due semplici manubri, lavorare. Sempre partendo con le gambe leggermente divaricate. Lavoriamo sempre con lo stesso lavoro che stavamo facendo prima Rita. Quindi, ok. Secondo esercizio è un'alzata a 90. Brava Rita, così. Con questo movimento lavoriamo un po' più la parte posteriore, ok? I soliti 3 set da 15 ripetizioni, la tecnica di respirazione identica, la velocità uguale. Anche qui Mila possiamo lavorare con 3 set da 15, possiamo anche alternare i due movimenti che abbiamo appena fatto vedere con una sorta di mini circuito, perfetto. Quanti chili è consigliabile sollevare sia per le donne che per gli uomini? È ovvio, in base alla maturità muscolare che si ha, dall'esperienza che si ha, che va acquisita negli anni, io consiglio sempre quei 2-4 kg, non di più per la donna, per partire naturalmente, fino ad arrivare ad un massimo di 8-10 kg per manubrio. Bene, grazie a Marco, grazie a Rita, e dopo aver compiuto degli sforzi fisici bisogna nutrirsi e noi andiamo a scoprire come nutrirsi bene in estate insieme alla nostra dietista, la dottoressa Marina Manieri. E dal fitness al mare, quello dello stabilimento Mar del Plata, qui a Silvi Marina con la dottoressa Marina Manieri, dietista. Abbiamo svolto l'attività fisica e adesso mangiamo qualcosa che non so fino a che punto si può consumare, in quali quantità. Arriva il gelato, dottoressa Manieri, ecco qui, grazie. E abbiamo una bella varietà di gelati che sono tra gli alimenti che più si consumano volentieri in estate. Cosa dire? Innanzitutto sì, è un alimento che è molto consumato soprattutto perché è fresco, quindi diciamo che dà questa sensazione di freschezza proprio al palato. Dobbiamo fare una distinzione comunque tra i gelati, i cosiddetti sorbetti, quindi gelati a base di frutta, e le creme, perché anche dal punto di vista nutrizionale essi sono differenti.
c'è da dire che mangiare un gelato in un contesto motorio, nel senso che se si fa, se appunto fatta un'attività fisica oppure se si fa una passeggiata lungo la spiaggia e poi mangiarsi un gelato non è una cosa problematica dal punto di vista dell'alimentazione. Però ecco, anche eccedere in questi alimenti potrebbe essere un problema per la linea, se non altro. Quindi non eccedere, però diciamo quanti gelati possiamo mangiare alla settimana, non diciamo al giorno, perché c'è anche chi in estate fa un consumo spropositato di gelati. Beh, però alla settimana un paio, sempre in contesti. Sì, molto moderatamente. Sempre in contesti comunque di movimento, di socialità. Non cadiamo nello stereotipo della persona che sta a casa sul divano e si mangia il gelato dalla vaschetta, cioè prendiamocelo sempre in un posto dove valga la pena stare, anche per il clima, per e la convivialità. Esatto. E chi può permettersi di mangiare il gelato? Beh, sicuramente i bambini che devono crescere, però alla fine un po' tutti, insomma, nelle giuste quantità e frequenze. C'è una differenza tra il gelato cremoso e il sorbetto? Allora sì, ovviamente si parla sempre di gelato artigianale, quindi di un gelato che non è quello confezionato. Di solito appunto i sorbetti sono a base di frutta e non hanno il latte in aggiunta come ingrediente o le uova, mentre le creme sono appunto delle creme, quindi con base di latte e uova a cui sono aggiunti altri ingredienti per dare il gusto peculiare. Ovviamente anche dal punto di vista calorico questa aggiunta di questi alimenti proteici e ricchi di grassi comunque si sente, quindi a questo punto se stiamo seguendo un regime nutrizionale mirato alla perdita di peso o comunque alla definizione di un peso corporeo è più opportuno scegliere un sorbetto. Bene, allora, la spiaggia è invitante, sì. Il gelato c'è, il momento di socializzazione lo creiamo, perché siamo io e la dottoressa, c'è anche il nostro Galvano Coppa che sta effettuando le riprese, quindi noi mangiamo un gelato, ci concediamo un gelato e vi diamo appuntamento sì. A domani. Buona giornata con Buongiorno Fitness, ciao a tutti. It's